Buongiorno a tutti. Dicevo che siamo giunti all'ultima giornata di questo primo ciclo di webinar. In realtà l'approfondimento sulla modulistica pensavamo di farlo nell'ambito del webinar dedicato alla scia. Ci siamo però resi conto dal numero delle domande che era molto importante avere invece un webinar completamente dedicato alla modulistica, anche per rispondere a tutte le vostre domande. Siamo qui con tutta la squadra che ha lavorato alla modulistica, coordinata dalla dottoressa Eleonora Morfuni, con Filippo Anasetti per l'edilizia e Federica Cacciatore per la parte di attività produttive. Quindi, diciamo, saremo, dopo una prima introduzione, poi siamo qui a disposizione per rispondere alle domande. Vorrei dire anche che se si chiude un primo ciclo di webinar, noi vogliamo continuare sia attraverso ulteriori webinar di approfondimento su specifici temi, quali possono essere l'edilizia, l'ambiente, altri temi che voi ci vorrete segnalare ancora sulla conferenza di servizi, il ruolo del rappresentante unico. Questi sono alcuni temi su cui pensavamo utile un approfondimento, però vi chiediamo di segnalarci anche, oltre che mettersi in contatto con l'helpdesk, di segnalarci anche via email all'indirizzo del progetto supporto all'operatività della riforma nei territori e diciamo diciamo al nostro indirizzo, anche ufficio semplificazione o eventi PA, di segnalarci i temi di maggior interesse. Inoltre, noi diciamo vorremmo rendere permanente il ruolo di questa piattaforma. L'abbiamo previsto nel progetto, abbiamo previsto cioè di avere una piattaforma dei semplificatori, tra virgolette, che metta in rete chi lavora all'attuazione delle norme di semplificazione, che quindi possa attraverso questo strumento ricevere documentazione, ovviamente partecipare ai webinar, partecipare a momenti di approfondimento, avere momenti anche di consulenza, diciamo, e di scambio e di helpdesk, diciamo, online e non solo telefonico. Quindi vi chiediamo di diciamo, segnalare sia gli argomenti che vi interessano per l'approfondimento, se ci sono, e anche di segnalarci l'interesse a partecipare stabilmente a questa rete dei semplificatori. Naturalmente, diciamo, poi manderemo diciamo, una proposta e un programma dei lavori più articolato e completo, che però si arricchirà sulla base delle vostre segnalazioni e delle vostre esigenze. Cioè, questa esperienza che abbiamo fatto con il ciclo di webinar, da un lato vogliamo continuarla attraverso altri webinar tematici e dall'altro vogliamo renderla permanente utilizzando lo strumento, diciamo, di questa piattaforma messa a disposizione del software. Veniamo all'argomento di oggi, che è quello della nuova modulistica unificata e standardizzata. Qui vedrete nelle slide, vedrete
che diciamo, abbiamo ripreso tutti i temi anche affrontati nel webinar del 30 maggio. Ovviamente le scorreremo rapidamente, abbiamo pensato che fosse un utile supporto avere diciamo, la ricostruzione di tutte le norme sistematizzate. Partiamo dalla riforma Madia, dalla legge 7 agosto 2015, numero 124. Qui abbiamo un 7 agosto come la legge 241 e abbiamo un 124 invece che un 241, ma a volte ci sono, diciamo, delle casualità che possono avere anche un valore simbolico. Allora, cosa prevedeva la delega? Prevedeva, l'abbiamo detto nei webinar precedenti, la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di SCIA, silenzio assenso, comunicazione preventiva e autorizzazione, e l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate a autorizzazione espressa. Nella attuazione della delega ci siamo trovati ad affrontare temi da tempo presenti, perché noi quando parliamo di scia unica, di divieto di chiedere documenti in possesso dell'amministrazione, non diciamo qualcosa che non si era mai visto, erano già principi, così come dei principi di liberalizzazione, presenti nel nostro ordinamento, che però avevano incontrato difficoltà, nella piena attuazione. Quindi siamo partiti, da un'analisi, nell'attuare la delega, da un percorso di analisi condiviso con regioni e comuni sui problemi più segnalati da cittadini, a partire dai problemi più segnalati da cittadini e imprese. Abbiamo fatto una consultazione telematica che sulle 100 procedure più complicate da semplificare, e al primo posto, sia per cittadini che per imprese, oltre al fisco, c'era l'edilizia, sia per cittadini e per imprese. Per le imprese c'era anche ovviamente l'avvio dell'attività di impresa. E tra i temi più segnalati da cittadini e da imprese c'erano le procedure diverse da comune a comune, i moduli diversi da comune a comune. Questa era la prima voce di criticità che veniva dalle segnalazioni. È difficile capire quali sono gli adempimenti, troppi troppe amministrazioni a cui rivolgersi. Ancora, abbiamo fatto un'indagine tra SUAP, ripercorrerò rapidamente alcuni con focus in tutte le regioni e incontri con gli operatori e le associazioni imprenditoriali. Terzo, lo dicevo prima, l'insufficiente attuazione di alcuni principi fondamentali da tempo presenti nell'ordinamento. Vediamo in estrema sintesi, diciamo sul nostro sito c'è tutto il rapporto sull'indagine SUAP. Ma anche dall'indagine SUAP, quindi dai focus, dagli incontri con gli operatori e con le associazioni imprenditoriali, ritorna, il tema che è ritornato il tema che c'era venuto dalla consultazione, tra i cittadini, e cioè la difformità di tempi, di procedure, di piattaforme telematiche e di modulistica anche all'interno della stessa regione. E ancora complessità delle procedure, i problemi di back office all'interno con gli altri uffici dell'ente e con le altre amministrazioni, il problema della numerosità
degli operatori e diciamo, dell'utilizzo delle piattaforme telematiche. Quindi i problemi che ci trovavamo ad affrontare erano adempimenti e procedure differenziate tra comune e comune, modulistica differenziata, frammentazione dei soggetti pubblici a cui rivolgersi. L'altro tema sollevato dalla consultazione dei cittadini e dalle imprese nella consultazione telematica era: sì, si dice che la scia si fa con un click. Si può fare con un click, ma dietro una scia ci possono essere molti atti, presupposti, documentazione da presentare, altre autorizzazioni da acquisire. Questi erano i problemi che in estrema sintesi che noi dovevamo affrontare. Quindi, diciamo, sono su questa base sono stati adottati i decreti legislativi 126, cosiddetto SCIA 1, e 100, e 222, cosiddetto SCIA 2. Allora, nel decreto SCIA 1 noi abbiamo oltre alla standardizzazione, all'individuazione tassativa dei regimi a cui sono soggette le specifiche attività, perché è vero che i principi della direttiva servizi è stata attuata fin dal decreto legislativo 59, è vero però che diciamo, ci siamo resi conto che per le stesse attività c'erano regimi diversi tra regione e regione e perfino tra comune e comune. Quindi, diciamo, abbiamo proceduto, come avete già visto nel webinar precedente, all'individuazione di 246, mi sembra, attività, regimi delle attività allegate al decreto legislativo 222 e nello stesso tempo è stata prevista l'uniformazione delle modalità di presentazione dei contenuti standard delle comunicazioni e delle segnalazioni. Cioè la modulistica è stata considerata il punto di arrivo di questo processo. Punto di arrivo importantissimo perché la modulistica è quella che arriva ai cittadini e alle imprese, è quella che arriva, è quella su cui poi lavorano gli uffici e le diverse amministrazioni. E avere modulistica semplificata e uniforme significa anche certezza dei diritti. E diciamo non discrezionalità dei comportamenti dell'amministrazione. Quindi dicevo, la uniformazione e standardizzazione della modulistica è in realtà, come dire, il punto di arrivo diciamo, dell'attuazione dei decreti attuativi della legge Madia. Che si fonda da un lato sulla uniformazione, sull'individuazione tassativa dei regimi a cui sono soggetti le attività, dall'altro alla nuova disciplina delle modalità di presentazione, istanze, segnalazioni e comunicazioni. Infine, il terzo passo è l'introduzione della concentrazione dei regimi, di cui si è parlato con il consigliere Manzione, cioè la scia unica e la scia condizionata, e la modulistica è, diciamo, la conclusione, diciamo, del processo, è come arriva a terra poi il processo di semplificazione, come viene messo in opera.
Tra l'altro, il legislatore ha compreso che la standardizzazione e la semplificazione della modulistica sono uno strumento indisponibile, uno strumento indispensabile per rendere effettive le norme di semplificazione. Quindi l'articolo 2 del decreto legislativo 126 del 2016 prevede la predisposizione di moduli unificati e standardizzati che definiscono i contenuti tipici dei moduli delle attività, l'organizzazione dei dati delle istanze e la documentazione da allegare. I moduli devono essere pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione. Chi adotta i moduli? I moduli sono adottati per le amministrazioni statali. Faccio un esempio per i adempimenti di pubblica gli adempimenti, insomma, di pubblica sicurezza, la modulistica sarà per i preziosi, sarà predisposta con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Semplificazione e sentita la conferenza unificata. Quindi, quando sono di competenza delle amministrazioni statali, si fanno con decreto del ministro. Quando sono nella competenza concorrente e riguardano o regionale, i moduli sono predisposti previa intesa in conferenza unificata e, come si diceva all'inizio, sono stati già è stato già adottato un primo importante pacchetto di moduli che poi vedremo meglio insieme. Sono previsti, diciamo, ma il nostro obiettivo è che non ce ne sia bisogno dei poteri sostitutivi in capo alla regione. Noi pensiamo che, diciamo, i comuni, per parte loro, e un camere per quello, diciamo, sul portale, devono pubblicare la nuova modulistica. La mancata pubblicazione, diciamo, è sanzionata. Poi vedremo come si adempie a questo obbligo di comunicazione. Il decreto legislativo 126 prevede novità, anche se è già nei principi fondamentali della legge 241, fin dall'articolo 18 della legge 241, e cioè riafferma il principio che l'amministrazione può chiedere all'interessato informazioni o documenti ulteriori solo se il contenuto non corrisponde a quanto c'è della domanda, dell'istanza, della segnalazione, è diverso da quello pubblicato sul sito. In altre parole, è vietato chiedere documenti e informazioni diversi da quelli previsti nel modulo pubblicato. Diciamo, era un principio, come dicevo, già presente nell'ordinamento, ma oggi divenne a un riferimento chiaro nella modulistica e, diciamo, è, diciamo, sanzionato. Non dovrebbe
accadere più che non è chiaro qual è il titolo abilitativo che serve a una cosa e ci si deve rivolgere all'amministrazione o al singolo per sapere che cosa si deve fare per questi. Ovviamente sono casi limite che nella gran parte dei casi non ci sono, ma appunto poi vedremo meglio come queste cose non sono solo affermazioni di principio, ma nella semplificazione concreta della modulistica abbiamo fatto operazioni di semplificazione consistenti perché ci siamo trovati di fronte a documentazione che spesso era richiesta da prassi amministrative o da disciplina prevalente, risalente, ormai superata, e quindi che oggi non erano più richiesti dalla legge. Ci sono poi le disposizioni generali sulla presentazione delle istanze e delle comunicazioni che sono state recepite nel nuovo articolo 18 bis, relative diciamo anche alla ricevuta, di cui si è parlato nei webinar precedenti. Vediamo qui le slide sulla concentrazione dei regimi, la scia unica, il nuovo articolo 19 bis della legge 241, che supera quel problema di cui accennavo all'inizio, di dover presentare altre segnalazioni o comunicazioni in allegato alla scia. La scia è unica, e quindi c'è un unico termine, diciamo, è unica nel senso che in allegato a una scia si possono presentare altre segnalazioni e comunicazioni. La concentrazione dei regimi di cui vi ha molto parlato il consigliere Manzione, quindi la scia condizionata, quando sono necessarie altri atti di assenso. Il decreto, veniamo ora al decreto legislativo 222 che ha completato l'attuazione della delega procedendo, come dicevo, alla precisa individuazione dei procedimenti, dei loro regimi amministrativi. E quindi vedremo insieme le tabelle, per ciascun procedimento o attività, la tabella A indica il regime amministrativo applicabile e descrive concretamente quella concentrazione dei regimi di cui al nuovo articolo 19. 19 bis. Ora la tabella riguarda, abbiamo detto, 246 attività in materia di commercio, attività assimilabili, edilizia e ambiente. Con lo stesso decreto legislativo 222 introduce anche delle modifiche significative alla disciplina dell'edilizia. Ecco, qui vedete la tabella che adesso andiamo a vedere, contiene 246 attività e elenca, collocate in quattro colonne, il tipo di attività, il regime amministrativo corrispondente, la concentrazione dei regimi, che significa individuare concretamente la modalità di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e di tutto quanto o degli altri titoli di legittimazione necessari per svolgere una determinata attività e i riferimenti normativi.
Ecco qui vedete la tabella, la prima colonna sono le attività, il regime amministrativo, la concentrazione dei regimi qui è descritta e cioè nel caso di un'apertura di un esercizio vicinato, se diciamo, è necessaria anche una scia prevenzione incendi, si presenta la scia unica, altrimenti è una semplice scia. Analogamente, vediamo il settore di vicinato, l'esercizio di vicinato nel settore alimentare. Nel regime amministrativo è indicata la scia unica, nel senso, e cioè la scia per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dell'esercizio più la scia per la notifica sanitaria. Quindi vedete qui ci sono due scia e quindi si presenterà la cosiddetta scia unica. Torniamo un attimo indietro alla legge. Allora, il Consiglio di Stato ha definito questa attività una sorta di codificazione soft. A prima vista, noi siamo abituati a vedere i procedimenti singoli, le singole attività. L'esercizio di vicinato, o l'attività edilizia, la novità di questa tabella che all'inizio può lasciare anche, diciamo, interdetti, ma poi approfondendola si capisce qual è la ratio è di mettersi in qualche modo dal punto di vista del cittadino, ma anche dal punto di vista dell'operatore, e vedere non i singoli atti che il cittadino deve presentare, ma la somma di quello che gli serve per fare una determinata attività. Prima delle tabelle voi trovate una sorta di leggenda che spiega, riprendendolo dalle norme, cosa si intende per cos'è la comunicazione, la scia unica e la scia condizionata. Qui di nuovo vedete nell'edilizia. Qui abbiamo il caso della scila o della scia più la prevenzione, più l'autorizzazione. Quindi questa è una scia condizionata o una scila condizionata una scila o una scia condizionata all'acquisizione del parere progetto dei Vigili del Fuoco. Detto questo, no, voi troverete avete già trovato nella tabella l'elenco con le 246 attività. Ovviamente la tabella non prevede e non mappa tutte le possibili attività, ce ne sono alcune che non sono state ancora mappate. Si è lavorato su quelle di maggiore impatto, ma sappiamo che ce ne sono molte altre. Cosa succede per le altre? Per le altre succede che
diciamo, verranno mappate in una fase successiva e che rimangono fermi i principi della scia condizionata e della scia unica, che comunque si applicano anche ai procedimenti non mappati, i regimi delle singole attività rimangono quelli già previsti, diciamo, in precedenza. C'è anche la possibilità per le amministrazioni di ricondurre attività non espressamente elencate nella tabella A a quelle, diciamo, già presenti. Lo vedremo meglio. Per l'artigianato, la tabella che può fare riferimento solo alla legislazione statale fa riferimento all'esercizio dell'attività, ma noi sappiamo che nella legislazione regionale ci sono il subingresso e le altre vicende della vita delle imprese, e quindi su questo poi le regioni diciamo, potranno procedere a integrare, a ricondurre e diciamo le regioni, non gli enti locali, a ricondurre e a anche completare la modulistica. Questi regimi sono livelli essenziali di semplificazione, livelli essenziali e quindi devono essere applicati dalle regioni e dagli enti locali che si adeguano entro il 30 giugno del 2017, ma restano fermi ulteriori livelli di semplificazione, cioè se la regione ha previsto procedure più semplificate, rimangono ferme. Quelle, diciamo, introdotte dal 222 e dalla tabella sono un livello minimo, ma se le regioni per l'esercizio di vendita, per l'attività edilizia, ha previsto un regime più semplificato, rimane fermo quel regime. Allora, arriviamo finalmente all'accordo. L'accordo è stato il punto di arrivo di un lavoro che prima è passato per la standardizzazione della modulistica. È un primo pacchetto frutto di un lavoro condiviso fra regioni, ANCI e governo, e riguardano il primo accordo riguarda i settori dell'edilizia e di alcune delle più rilevanti e diffuse attività commerciali. Il lavoro sta proseguendo, stiamo lavorando sulla modulistica per l'artigianato, in particolare per i panifici, le pulizie in lavanderie e, diciamo, e altre forme di vendita, e il lavoro proseguirà via via. Va premesso che la standardizzazione non è del modulo cartaceo, ma è delle informazioni. Quello che conta è che vengano chieste le stesse informazioni. Ovviamente, anche in funzione dei sistemi informativi esistenti, se un dato viene prima o viene dopo, non è quello che rileva. Quello che conta è che vengano chieste le stesse informazioni, ferme restando le parti variabili regionali di cui vi parlerò fra un momento. Ancora, i moduli sono pensati per essere utilizzati in modalità telematica e non in forma tradizionale cartacea, perché la nuova modulistica deve necessariamente prevedere al massimo le possibili opzioni. Se vedete la tabella
la checklist, scusate, che sta nella modulistica edilizia può sembrare lunga e complessa, ma in realtà, diciamo, prevede le possibilità, diciamo, organizzata su supporto telematico, è il cittadino, l'impresa, che avrà solo le opzioni che lo interessano. Quindi va vista, diciamo, in questo modo. Gli stessi quadri riepilogativi della documentazione, in particolare, particolarmente, diciamo, consistenti nella modulistica edilizia, potranno essere generati in automatico, sulla base delle opzioni fatte nella relazione di asseverazione. Ecco, qui vedete l'elenco delle attività commerciali e assimilate per cui è stata predisposta la modulistica. Vi evidenzio che c'è una scheda anagrafica uguale per tutti e quindi non si ripete in tutti i moduli. Quella scheda anagrafica ovviamente poi si applica a tutti gli altri moduli, ma non è stata ripetuta perché, diciamo, in questo modo, anche per garantire la massima interoperabilità tra le amministrazioni, abbiamo individuato in modo univoco la scheda anagrafica. Qui vedete l'elenco della modulistica edilizia, poi magari verrà spiegato ancora meglio come è stata articolata la modulistica edilizia, fermo restando che il nostro accordo, lo ripeto, riguarda le informazioni che possono essere poi, diciamo, organizzate, diciamo, nel modo più funzionale alle esigenze delle amministrazioni. Allora, quali sono le novità più importanti? La prima, lo vedrete dopo nella slide, ma diciamo modulistica standardizzata, uniforme, però voi troverete nei moduli degli asterischi. Con gli asterischi sono state individuate le informazioni che possono essere variabili sulla base in particolare della legislazione regionale. Sappiamo bene, ad esempio, che in edilizia anche gli interventi che è possibile fare con i diversi titoli abilitativi possono variare a seconda della disciplina regionale, analogamente avviene per il commercio o per le altre attività. Ci possono essere informazioni richieste dalla legislazione regionale o casistiche, quindi in quel caso sono stati indicate o le singole informazioni e i quadri con l'asterisco, cioè variabili. E quindi le regioni in sede di adattamento regionale potranno, adattare, come dice la norma, la modulistica alle specificità della legislazione regionale. Torniamo alle novità della nuova modulistica. Abbiamo detto che non possono essere più richiesti dati e adempimenti che
che derivano da prassi amministrative, ma non sono espressamente previsti dalla legge. E qui vi faccio due esempi si applica, vi faccio due esempi. Gli esempi sono questi. Il primo, noi abbiamo trovato nella modulistica commerciale, nel confronto con le tante regioni e comuni che hanno lavorato hanno lavorato alla standardizzazione della modulistica, ci siamo chiesti perché veniva chiesto il certificato di agibilità per l'avvio di un esercizio di vicinato, ad esempio. E diciamo, abbiamo verificato che non c'erano norme, la legge chiedeva la conformità ai regolamenti edilizi, urbanistici, igienico-sanitari e via dicendo, ma il certificato di agibilità che di per sé non può garantire, perché se stiamo in un edificio antico è possibile che il certificato di agibilità non ci sia. Se siamo in un edificio che ha diciamo, ha un certificato di agibilità che risale a 20 o 30 anni fa, non è detto che questo certificato attesti la sussistenza delle condizioni di sicurezza. E comunque non abbiamo trovato nessuna norma di legge che lo richiedeva. E quindi abbiamo sostituito il certificato di agibilità per le attività commerciali con la dichiarazione di conformità diciamo, prevista dal decreto legislativo 59. Analogamente, nella notifica sanitaria, anche dal confronto con i modelli degli altri paesi, ci siamo resi conto che negli altri paesi il modulo era di una pagina, mentre da noi potevano esserci anche 15, 20 pagine e veniva molto spesso richiesto una relazione di asseverazione, planimetrie asseverate, che non sono richieste in nessun altro paese di Europa, non sono richieste dal regolamento CE 852, che erano un retaggio della vecchia autorizzazione sanitaria, che però è stata superata, e quindi abbiamo fatto, diciamo, una semplificazione prevedendo i dati che sono previsti dal regolamento 852, naturalmente concordata con il Ministero della Salute, con il coordinamento delle regioni e via dicendo. Questi esempi portano a dire che diciamo, con i nuovi moduli, riducendo il numero di certificati oppure gli atti di provenienza in edilizia, gli atti di proprietà o i titoli, diciamo, per gli esercizi commerciali, tutta questa documentazione è molto onerosa. Secondo stime dell'Istat, un certificato di agibilità costa fino a 500 euro e una relazione asseverata per la notifica sanitaria negli esercizi di somministrazione su un'intervista su 2000 imprese costa almeno 380 euro. Quindi sono costi rilevanti, non richiesti, quindi questi sono esempi concreti. Allora, i termini di adozione. Le regioni si adeguano entro il 20 giugno e noi stiamo seguendo, daremo notizia anche sul nostro sito Italia Semplice, il processo di adeguamento.
Cosa succede, ho visto in una domanda, cosa succede se la regione non si adegua? Se la regione non si adegua e non ha comunicato sul sito che si adeguerà dopodomani, magari non il 20 ma il 22, il comune, se la regione è inerte, il comune si adegua. Come è assolto l'obbligo di pubblicazione? Attraverso la pubblicazione sul sito del comune, questo è il primo modo. Se c'è, diciamo, da adottare, speriamo che tutte le regioni si adeguano. Se la regione non si fosse adeguata, si tratta di lavorare dove ci sono gli asterischi. Noi comunque siamo a disposizione per eliminare magari opzioni che sono state previste come possibili perché consentite da alcune legislazioni regionali. Non lo so, nella modulistica del vicinato trovate un riferimento alle merci ingombranti che c'è in alcune legislazioni regionali e in molte altre no. E quindi è chiaro che quello chi non ce l'ha lo toglie. Ho l'obbligo di pubblicazione, lo dice anche la nota dell'ANCI, può essere assolto attraverso il rinvio, cioè il link alla piattaforma telematica di riferimento per i comuni che stanno sul portale Imprese in un giorno, fanno il link al portale. Per i comuni che hanno una piattaforma regionale, come la Sardegna, la Calabria, l'Emilia Romagna e via dicendo, non le elenco tutte, fanno il link alla piattaforma regionale che usano. Ancora può essere fatto un semplice link alla modulistica adottata dalla regione successivamente all'accordo e pubblicata sul sito della regione. Abbiamo già visto che, diciamo, è prevista, diciamo, una sanzione nel caso di mancata pubblicazione. Cosa succede? Quindi abbiamo detto, se la regione non si adegua, dovrà adeguarsi il comune, perché diciamo, le regioni non sono obbligate ad adeguarsi, credo che stiano lavorando tutte, ma le seguiamo, daremo a partire dalla prossima settimana le notizie, diciamo, le abbiamo in ogni riunione, facciamo il punto e quindi faremo il punto anche su quello che è diciamo, lo stato dell'arte, anche se non hanno ancora adottato, lo stesso farà l'ANCI oggi. Stefano Campioni purtroppo è malato e non è potuto venire. Cosa succede se non c'è il modulo nazionale? Ci sono attività per le quali il modulo nazionale non c'è ancora. Faccio un esempio, il permesso di costruire, speriamo di adottarlo comunque prima del 30 giugno, ma le modifiche rispetto al precedente sono molto limitate, sono nell'adeguamento alla disciplina della conferenza dei servizi. Se il modulo non è stato adottato a livello nazionale, l'importante è che sul sito sia pubblicato il modulo in uso. Gli obblighi di pubblicazione, ricordo, sono già previsti da molti anni dalle leggi in materia di trasparenza. Ecco qui, vedete la modulistica, qui è la scheda anagrafica, ecco qui, vedete il quadro riepilogativo della documentazione allegata. Qui c'è la documentazione allegata alla SCIA, il caso di SCIA unica quando ci sono più segnalazioni, il caso di SCIA condizionata. Ora,
domande, qualcuno risponde e poi allora diritto allora qui abbiamo tantissime domande e quindi adesso con i colleghi via via allora ne avevo vista una se l'articolo 19 si applica alle comunicazioni e in particolare al subingresso, allora la tabella per il subingresso commerciale prevede la comunicazione anche perché in realtà la comunicazione era prevista dal 114 e non è mai stata poi modificata e quindi siccome la delega non ci consentiva di alzare il regime non abbiamo lasciato il regime di comunicazione che già c'era anche se in molte regioni si faceva la SCIA. Per quanto riguarda il subingresso commerciale, quando si tratta di subingresso, vuol dire che le condizioni non sono variate. E quindi cambiano solo i requisiti soggettivi il soggetto cambia, diciamo, il soggetto deve dichiarare il possesso dei requisiti di onorabilità, dei requisiti professionali. Per questi requisiti sono comunque una condizione dell'esercizio e quindi anche se nel regime di comunicazione, come già avviene tra l'altro nelle regioni che hanno la comunicazione, è evidente che se dai controlli che si svolgono anche a campione, ai sensi del 445, perché i requisiti vengono dichiarati ai sensi del 445, se emerge che il mancato possesso dei requisiti, l'attività comunque non può essere esercitata. Facciamo un esempio, l'attività che è stata avviata con una SCIA. Se il soggetto perde i requisiti di onorabilità, comunque non può più esercitare quell'attività. Quindi, diciamo, il controllo sui requisiti rimane non ai sensi dell'articolo 19, ma ai sensi del DPR 445 e anche ai sensi della disciplina che prevede come requisiti, diciamo, che prevede quei requisiti per l'esercizio dell'attività. Ricordo che in caso di falsa dichiarazione ai sensi dei 445 sono previste, è stato scritto in modo chiaro anche nella stessa modulistica, sia le sanzioni penali in caso di falso, sia la decadenza dal beneficio, cioè la possibilità di esercitare quella determinata attività. Ora, e qui diciamo ci sono molte domande, io adesso passo alla dottoressa Morfuni che comincia a rispondere a alcune domande e poi andiamo avanti Buongiorno,
la presentazione della dottoressa, l'intervento della dottoressa Papalo è stato iperesaustivo, quindi in termini generali, diciamo, ho molto poco da aggiungere. E volevo solo come informazione darvi l'accordo del 4 maggio con il relativo allegato, quindi tutta quanta la modulistica e le istruzioni sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, probabilmente avrete già anche avuto modo di vederla. Comunque il riferimento è la Gazzetta, il supplemento ordinario, Sul suo del sito CIN, dove e c'è anche sul sito, in ogni caso Italia il Semplice. sito Italia Semplice. Comunque la Gazzetta Ufficiale, per chi eventualmente volesse vederla, è il supplemento ordinario numero 26 alla Gazzetta Ufficiale 128 del 5 giugno. La modulistica, diciamo quella soprattutto commerciale, anche quella edilizia, tiene conto di tutte, è sviluppata per tenere conto di tutte quelle che sono le vicende, legate alla vita di un'impresa. Quindi non fanno riferimento solo alla parte di avvio dell'attività, ma sviluppano anche tutte le parti, anche in relazione a quello che già la tabella allegata al decreto legislativo 222 prevedeva, quindi il caso anche del subingresso, dell'ampliamento di sede, del trasferimento, fino ad arrivare alla cessazione o anche al caso di sospensione temporanea. Ovviamente, per come diceva la dottoressa Paparo, se sviluppate su una piattaforma informatica, il modulo consente all'operatore di avere quasi un percorso guidato per la compilazione. Chiaro che se l'impresa è interessata alla fase di avvio, compilerà solo la fase di avvio e il sistema telematico lo indirizzerà direttamente alle pertinenti sezioni. Qualora invece il momento della comunicazione o segnalazione dovesse essere quello relativo a un'altra vicenda, momento della vita dell'impresa, il sistema lo indirizza e chiederà solo quel tipo di informazioni. Fermo restando che, come si diceva, la scheda anagrafica regge tutti i moduli, quindi le informazioni anagrafiche vengono comunque richieste una sola volta nell'ottica proprio di una semplificazione, di ridurre al massimo gli oneri per cittadini ed imprese. Nell'ottica proprio della massima semplificazione, così come ribadito dal decreto legislativo 222, che attribuisce sicuramente un ruolo estremamente rilevante alla modulistica nell'ambito di una politica complessiva di semplificazione, perché la modulistica è il momento in cui si ha la possibilità effettivamente di ridurre gli oneri per cittadini ed imprese e soprattutto dare anche grande certezza su quelli che sono gli obblighi e gli adempimenti previsti. E in questo senso il decreto legislativo 222 è molto chiaro, perché nel ribadire proprio, nel rafforzare il ruolo della modulistica, opera da una parte uno stretto collegamento con quella che è la ricognizione dei procedimenti e quindi il collegamento, come più volte è stato richiamato, alla tabella allegata al decreto legislativo 222. Ma soprattutto ribadisce il concetto dell'esaustività dei contenuti presenti nella modulistica, nel senso che l'amministrazione può chiedere solo i dati e le informazioni, nonché gli allegati previsti dalla modulistica, e fatto divieto di chiedere informazioni e dati ulteriori. Può essere quindi è il criterio della esaustività. Il cittadino è sicuro, l'impresa è sicuro che tutto quello che viene richiesto con il modulo è quello che effettivamente dovrà produrre. Informazioni date diversi da quelli previsti dalla modulistica possono essere chiesti solo nel caso in cui ci sia una difformità tra il modulo, come si diceva, pubblicato sul sito e invece l'informazione prodotta. È l'unico caso in cui appunto è possibile chiedere informazioni ulteriori. Il decreto ribadisce anche gli obblighi di trasparenza, perché abbiamo detto che la modulistica deve essere pubblicata sui siti anche attraverso, come diceva la dottoressa Papa, il collegamento ai link. In questo senso, quindi, nella Grazie.
Ah sì, perfetto. Allora, vediamo, passiamo subito alle domande. Allora, una prima domanda mi dice, si parla di normativa regionale, immagino che questa domanda sia riferita alla modulistica, quindi l'adattamento della modulistica verrà fatta rispetto alla normativa regionale, come si diceva, i moduli hanno sezioni, diciamo, fisse e sezioni variabili che sono individuate con l'asterisco. Quelle possono essere appunto variate nella fase di adattamento. A livello regionale, proprio sulla base di specifiche disposizioni normative. Quindi solo questo sono i motivi che possono portare ad una modifica della modulistica. Un'altra domanda, cosa accade a chi non fa nulla? Sempre io riferisco queste domande al tema della modulistica, che è il tema di oggi. Come è stato detto, non si può non fare nulla, nel senso che quantomeno il comune pubblica sul sito la modulistica già in uso, qualora non ci sia stato l'adattamento della modulistica approvata. In accordo in conferenza il qua. Certo, quella modificata, se non c'è stato l'adeguamento da parte della regione nei termini, è che esattamente l'adeguano loro, l'adeguano i comuni, ovviamente questo con riferimento alla modifica che è stata oggetto dell'accordo. Per quella, come si era stato detto, siccome ancora la modulistica standardizzata non è stata predisposta per tutte le attività, per tutte quelle non coperte, ovviamente il comune continua a pubblicare, immagino come già fatto, la modulistica in uso. Ecco, un'altra domanda è quando sarà approvata la modulistica relativa ad altre materie, quali il commercio sulle pubbliche, eccetera. Come diceva la dottoressa Paparo, la modulistica approvata con l'accordo del 4 maggio è solo un primo step, che copre però un'area estremamente rilevante e ha un impatto molto grosso su cittadini e imprese perché abbraccia diciamo, le attività più ricorrenti, soprattutto sia sul versante di attività produttive perché copre una vastissima area delle attività commerciali sia per quanto riguarda gli esercizi di vicinato, quindi le piccole strutture, sia con riferimento alle medie, le grandi strutture di vendita e le altre forme di vendita, quali per esempio la vendita a domicilio, quindi verso il consumatore, le vendite attraverso apparecchi automatici, l'e-commerce, quindi tutta la vendita online per corrispondenza o altri sistemi, nonché la vendita presso spacci interni. Dopodiché viene aperto un grossissimo altro settore con un numero molto rilevante di imprese che operano in questo settore, che è quello della somministrazione di alimenti e bevande. Lì i moduli sono stati predisposti sia nel caso di esercizi, quindi bar, ristoranti, pizzerie e quant'altro, localizzati in aree tutelate, sia in zone non tutelate, e anche la parte di somministrazione temporanea. Per quanto riguarda le attività invece artigiane, per il momento il modulo che è stato approvato con l'accordo è quello relativo alle attività di estetisti ed acconciatori. La parte edilizia ha coperto quasi tutti, diciamo, no, manca appunto, come si diceva prima, fondamentalmente il modulo per il permesso di costruire. Ma questa parte, diciamo, è un primo set di modulistica. Stiamo già lavorando, appunto, come ricordava la dottoressa Paparo, e contiamo di entro il mese di giugno di chiudere, quindi arrivare ad un altro accordo in conferenza, su un altro pacchetto di moduli che copre soprattutto attività di tipo artigianale, quindi panifici, tinto lavanderie, autorimesse. E stiamo anche completando la parte relativa ad altre forme di somministrazione di alimenti e bevande, soprattutto nei circoli privati o presso il domicilio del consumatore.
Quindi, per quanto riguarda la tempistica, ci auguriamo che questo secondo set di moduli possa essere completato entro il mese di giugno, insieme al permesso di costruire. E man mano andremo avanti con tutti gli altri moduli previsti nella tabella allegata al 222. Già questo primo set, come dicevo, però ha un impatto notevole. Perché appunto sono settori per quanto riguarda le attività produttive, commercio e ristorazione, che, su cui, in settori in cui opera un numero estremamente elevato di imprese, oltre 1 milione di imprese, e la stessa cosa vale anche perché sono imprese interessate non all'avvio, ma a tutte, come dicevamo prima, le altre fasi vicende della vita di imprese, quindi possono coinvolgere quasi, non dico tutto l'universo delle imprese che operano settore, ma è una percentuale estremamente bella. La stessa cosa vale per la modulistica edilizia, perché appunto i moduli approvati sono quelli relativi anche ai titoli, agli interventi, agli ricorrenti, perché coprono appunto la CILA, la SCIA, l'assegnazione certificata, e la SCIA alternativa al permesso di costruire. Nonché proprio per tenere conto, la modulistica edilizia soprattutto, diciamo, ha provveduto ad adeguare la modulistica, che già esisteva una modulistica standardizzata per l'edilizia approvata negli anni scorsi, ma è stata adeguata sulla base di quelle che sono state le modifiche normative apportate appunto dal 222 in tema di edilizia. In modo particolare ricordo il discorso sull'agibilità, perché il 222 ha previsto la segnalazione certificata per l'agibilità, e anche questo è il modulo che è stato standardizzato. L'impatto anche questo della modulistica edilizia è molto forte, perché coinvolge non solo imprese ma anche cittadini, perché si riferisce all'edilizia residenziale oltre che all'edilizia produttiva. Sì, certo, sì, ce la alterniamo, certo. Scusate le Intanto io altre vedo le altre, esatto. Passo di nuovo alla domande. dottoressa Allora, Barbara. modello della comunicazione di fine lavori. Un attimo risponde Filippo Anatetti. In realtà nel DPR la comunicazione di fine lavori è prevista. Esatto, è prevista nel comma 6 bis, nell'articolo 6 bis, comma 3, il DPR specifica che per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la protezione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata ovviamente all'Agenzia delle Entrate. Ciò previsto, cioè, di conseguenza è prevista una comunicazione di fine lavori per tutti i moduli, indi per cui anche per la comunicazione di inizio lavori asseverata. Diritti istruttori, perché non renderli unificati per tutti? L'esigenza è giusta, credo che dovremmo ragionarne con l'ANCI oggi. Naturalmente la regolamentazione dei diritti è parte essenziale dell'autonomia regolamentare del comune, però nello stesso tempo ci viene segnalata come l'accentuata differenziazione dei regimi crea molti problemi, contenzioso, come segnalato nella domanda. Quindi qui diciamo credo che bisogna ragionare con le regioni e l'ANCI per arrivare previa intesa a identificare per esempio una fascia minima e una fascia massima per affrontare questo problema che condividiamo. Non si dovrebbe obbligare la PA ad adeguarsi? Certo, la PA si deve adeguare e diciamo è sanzionata, tra l'altro appunto per il caso della modulistica ci sono anche le sanzioni,
Analogamente, l'amministrazione è tenuta a adottare tutte le norme in materia di edilizia, a partire dal 1 luglio, tutte le regioni e gli enti locali si devono adeguare. Se vengono presentate con la vecchia modulistica, noi non dobbiamo naturalmente essere vessatori nei confronti dei cittadini o delle imprese, dobbiamo dare tutte le informazioni, ma è evidente che dobbiamo invitare a utilizzare la nuova modulistica. Per quanto riguarda la domanda relativa con la scia, esercizio di vicinato, si rischia che un'attività apre senza insegna, considerata che quest'ultima è soggetta a autorizzazione, oppure non è più soggetta a autorizzazione ma basta la comunicazione. Ora, per quello che riguarda le insegne, oltre agli adempimenti previsti dal Comune e se previsti dalla oggi la semplificazione dell'autorizzazione paesaggistica di lieve entità prevede che, diciamo, le insegne, la sostituzione delle insegne, per esempio, non è più soggetta a autorizzazione paesaggistica. Poi sappiamo che per le insegne rileva anche chi è il proprietario della strada, se è l'ANAS, se è la provincia, se è il comune. E quindi noi abbiamo regimi diversi, è una cosa su cui dobbiamo ancora lavorare, a seconda dei comuni, perché alcuni comuni, per quanto riguarda le strade comunali, hanno mantenuto l'autorizzazione sulla base delle previsioni del codice della strada e altri comuni invece hanno previsto la scia. Quindi nel modulo per il vicinato voi negli allegati trovate le due opzioni, scia unica, cioè esercizio di, diciamo, scia per l'apertura dell'esercizio più scia per l'insegna, o scia condizionata, perché se serve l'autorizzazione, per esempio se stiamo su una, se il comune prevede l'autorizzazione, o se serve un'autorizzazione paesaggistica, o se abbiamo una strada di proprietà della provincia, dell'ANAS o di qualunque altro soggetto, il SUAP convoca virtualmente la conferenza di servizi, e cioè manda la richiesta di atto di assenso al soggetto competente, ANAS, provincia, eccetera, decorsi 45 giorni si considera acquisito, ai sensi della disciplina della conferenza dei servizi, cioè quindi entro 45 giorni o arriva l'atto d'assenso o diciamo un dissenso, diciamo un no motivato, oppure se non arriva nulla si considera acquisito l'assenso. Per le comunicazioni di subingresso ho già detto, il comune può modificare i modelli adottati dalla regione in quali parti? Allora, se la regione ha adottato, il comune può modificare la parte sui diritti. Voi vedrete che c'è scritto quando ci sono i diritti nell'allegato, con le modalità previste dal comune, il contributo di costruzione, tutta la parte sui diritti che appunto fa parte dell'autonomia regolamentare, oppure se c'è un regolamento sull'artigianato, se ci sono aspetti
previsti strettamente dalla disciplina comunale ci può essere un'integrazione, questo sarà poi anche individuato a livello regionale. Sicuramente ce l'abbiamo per tutto quello che riguarda i diritti. Il link al sito assolva l'obbligo di comunicazione. Allora, c'era una richiesta sulla Regione Puglia che era già arrivata relativamente alla notifica alimentare, era prevista una planimetria con il layout delle attrezzature, nonché la relazione sull'attività. Questa non può essere più richiesta, come ho già detto, la Regione Puglia non può imporre il ripristino di tali allegati perché, diciamo, non conformi alla disciplina europea, che richiede la ratio della notifica è quella della banca dati per i controlli. E i controlli, anche perché la planimetria sul layout non garantisce che poi gli alimenti siano trattati correttamente. Quindi, diciamo, la ratio della notifica, diciamo, del regolamento 852 è quella dei controlli ex post. Del resto, appunto, non ci sono, l'abbiamo verificato, abbiamo concordato con il Ministero della Salute, c'è stato proprio un approfondimento e ci si è resi conto che questa richiesta, che non era solo della Regione Puglia, ma di tante altre regioni, derivata era un retaggio della vecchia autorizzazione sanitaria, ma che oggi nel nuovo che con l'852 è stata superata. E quindi chiedere alle imprese italiane adempimenti che non vengono chiesti in nessun paese d'Europa non è sembrato a nessuno, e quindi non crediamo che sicuramente una regione non lo può imporre. State pensando di adottare a seguito della modulistica unificata un applicativo informatico unico per la gestione delle procedure edilizie. Allora, noi non possiamo imporre un applicativo comune, nel senso che spesso regioni e comuni sono sono gelosi della propria autonomia. Naturalmente avete ragione voi, la modulistica unificata è un fattore abilitante per lo sviluppo degli applicativi comuni. Stiamo lavorando con un gruppo, con Regioni e ANCI, per fare le specifiche di interoperabilità comuni, in modo che le specifiche tecniche per caricare su supporto informativo, su supporto informatico sono fatte insieme, quindi alla fine il cittadino non dovrebbe vedere le differenze. Naturalmente noi speriamo che maturi l'esigenza di un applicativo comune anche in edilizia, almeno per chi non ha il suo. Quindi diciamo, allora, ancora, come pensate di gestire la parte grafica alla modulistica nel momento in cui non sarà più possibile presentare il cartaceo? Allora, intendiamoci, il cartaceo per il SUAP non è già possibile, poi sappiamo che in qualche caso potrà essere, viene presentato. Per l'edilizia il cartaceo si può presentare, tanto è vero che tanto è vero che noi
È chiaro che i modelli vanno visti su supporto la loro diciamo naturale sviluppo è su supporto informatico. Comunque non è impedito sicuramente in edilizia ma anche in caso di l'utilizzo del modulo cartaceo. Quindi diciamo è chiaro che diciamo, e su supporto informatico verrà generato, come abbiamo detto, con i diversi sistemi. Comunque, diciamo, per una fase può sicuramente, in particolare in edilizia, rimanere il cartaceo. Allora, qui c'è una domanda sull'agibilità, anche se c'è poi una richiesta di aggiornamento sulla agibilità. È previsto dalla allora quando ho fatto riferimento l'agibilità edilizia rimane è stata sostituita dalla SCIA. Quindi avete ragione, il riferimento quindi resta ferma la disciplina, tranne che non è eliminato il certificato, c'è solo la SCIA. Il riferimento all'agibilità che abbiamo fatto è per gli esercizi commerciali, per quelli è richiesto per un nuovo edificio, per una sopraelevazione, per una modifica, cioè per le condizioni di cui all'articolo 24 è richiesta l'agibilità, ma è richiesta al termine dei lavori edilizi. Invece, per un esercizio commerciale in un'attività che per esempio subentra oppure si apre in un edificio già esistente, viene richiesta solo la conformità. Quindi non stiamo dicendo che è eliminata l'agibilità. Qui mi rendo conto che ci sono tante altre domande a cui non siamo riusciti a rispondere. Qualcuno chiede di fare anche, diciamo, un nuovo approfondimento sui due moduli, sulla modulistica commerciale e sulla modulistica edilizia. Se questa richiesta c'è, noi siamo a disposizione, possiamo anche prevedere il 19 di ritornarci sopra se c'è una disponibilità, possiamo organizzare magari col Formez tanto abbiamo tutte le domande, potete mandarcele anche all'indirizzo dell'help desk, in modo, dell'help desk, in modo che esatto, help conferenza a questo numero di telefono, voi ci potete mandare e vediamo, cerchiamo di organizzare un ulteriore webinar che consente magari di rispondere rapidamente domanda e risposta a tutte le altre domande. Comunque diciamo, vediamo adesso col format di fare un ulteriore incontro, un ulteriore webinar, magari diviso 45 minuti su un argomento e 45 sull'altro, però intanto potremo possiamo rispondervi all'help desk. Vi ringrazio, sono le 11:29, ringrazio i colleghi che potete anche contattare telefonicamente al numero che trovate lì, la dottoressa Cacciatore per la parte di attività produttive, il dottor Rasetti per la parte di edilizia. Allora, grazie a tutti.
alla prossima volta. Vi ringrazio anch'io per la partecipazione e vi invito a uscire dall'aula, vi faremo comunque sapere per i prossimi appuntamenti. Grazie ancora a tutti, a breve saranno a disposizione sia le slide che la registrazione della pagina di eventi alla quale vi siete iscritti. Grazie ancora a tutti e buon proseguimento di giornata.